Telespettatori della Nuova TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le elezioni amministrative 2019 a Potenza. Per lo spazio dedicato alle liste in gara, oggi è la volta di Potenza nel cuore, rappresentata nei nostri studi da Antonio Giordano. Benvenuto. Grazie. E allora partiamo subito con una breve presentazione della vostra lista, come nasce il vostro impegno per queste elezioni. La nostra lista nasce praticamente dall'impegno e dalla volontà precisa di Pinuccio Ferraro, che ha proposto questo progetto, a cui ho aderito con molta soddisfazione, ma per un motivo molto semplice. A livello personale io ho aderito perché non accetta più l'idea del declino e della mancanza di centralità della città di Potenza. E complessivamente mi piace anche l'idea di portare qualcosa di nuovo all'interno della città. Guardi, la nostra lista è una lista composta sostanzialmente è l'espressione della società civile. Abbiamo di tutte, dall'operaio al pensionato, all'ingegnere, a studenti universitari. Per cui abbiamo proprio uno spaccato della società. Non abbiamo accettato in questo momento, come dire, la logica dei transfughi, tipica di questo momento, per cui l'immigrazione elettorale, pur avendo avuto noi adesioni in questo senso, le abbiamo respinte perché vogliamo rappresentare qualcosa di nuovo e di diverso all'interno della città. E allora entriamo subito nel vivo di quelli che sono gli argomenti di questa campagna elettorale. Come sempre, uno dei temi caldi è rappresentato dal centro storico, un centro Sì. storico che vive una crisi forse senza precedenti. Cosa farete per rivitalizzarlo? Allora, il centro storico, noi abbiamo un'idea abbastanza precisa, che è questo. Premesso che c'è stato un processo di svuotamento nel tempo, allora è inutile girarci intorno e inventarsi ricette straordinarie. Il centro storico vive nella misura in cui è abitato dalle persone. Abbiamo solo una possibilità concreta, che è quella di portare al centro storico una facoltà universitaria. Non abbiamo alternative. Io credo che questa sia la strada. Se Potenza entra in quest'ottica, allora partono tutte le azioni che vanno in questa direzione. Per cui un censimento degli edifici vuoti nella città di Potenza ce ne stanno, una verifica della proprietà di questi edifici e di mettere attorno a un tavolo i soggetti interessati a che due o tre edifici, si parla tanto spesso del ruolo della caserma, del palazzo vecchio della sede della Regione Basilicata e adesso anche della scuola Torraca, per cui solo per fare degli esempi, però ce ne stanno tanti perché ormai i contenitori sono numerosi e crediamo che bisogna andare in quella direzione. Per cui se andiamo in quella direzione poi possiamo parlare anche d'altro, si può parlare anche di misure economiche che debbano, come dire, interessare sgravi fiscali quando riguarda i proprietari di immobili, potremmo parlare di parcheggio e altro. Brevemente, in modo che, perché la cosa non è secondaria, questo è il centro storico. Guardi, se noi riusciamo a non far scadere il progetto che è in atto a Via Cavour per quanto riguarda la realizzazione di un silos con 400 macchine che possono essere ospitate con gli ascensori relativi e oppure la casa per lo studente che è prevista sempre in quell'area. Noi andiamo in questo modo andremo in una direzione definita, chiara, per cui si può dare uno sfogo reale, una prospettiva alla città. Diversamente, veramente piange il cuore vedere un centro storico che è un centro commerciale naturale che perde appeal tutti i giorni, la chiusura della Morgese e quant'altro, e le sue attività culturali da sole non bastano, come dire, a rimpinguarlo. Altro tema importante è quello che riguarda la viabilità cittadina. Le recenti modifiche apportate al traffico con i nuovi sensi di marcia, con le nuove rotonde, non hanno portato, opinione diffusa, i risultati sperati. C'è qualcosa da salvare oppure serve una rivoluzione? Ma ci sono alcuni aspetti, qualcosa va pure. Ho notato che ha incontrato il favore di molti potentini, ad esempio la rotonda di San Rocco, per il fatto che ha costituito quello spazio antistante alla chiesa, credo che sia stata una cosa apprezzata. Credo che sia una cosa che vada ulteriormente acclarata, monitorata. Penso piuttosto invece a una cosa diversa, che ad esempio mi pongo il problema.
Per quanto riguarda le scale mobili di Santa Lucia, noi abbiamo un parcheggio che sostanzialmente è vuoto e che andrebbe riempito, e per cui abbiamo anche un ingresso di pullman, oltre 630 pullman in città, per cui, con un'invasione delle strade cittadine che sicuramente pregiudica e non fa dare un giudizio, come dire, obiettivo sull'effettiva portata delle innovazioni introdotte. Allora noi una riflessione la dobbiamo fare per quanto riguarda le scale mobili di Santa Lucia e di che cosa noi vogliamo fare di questo parcheggio che insiste sul viale dell'Unicef. E in questo senso qui io ritengo che sarebbe buona norma di rivolgersi, come dire, all'intelligenza delle persone. Io vorrei coinvolgere all'interno di questo progetto i cittadini e capire perché siamo passati da 4.000 passaggi giorno, siamo passati a 300 passaggi giorno sulle scale mobili di Santa Lucia. Per cui il discorso va visto in una maniera ampia, complessa, articolata, perché, in modo che si può cominciare a dare una conclusione, dare una direzione, insomma. Senta, prima domanda flash di questa tribuna elettorale riguarda l'area ex CIP Zoo. Se ne fa un gran parlare, si parla senza di parco se, cittadino se, o di stadio? Lei se, per quale... Sicuramente parco cittadino, anche perché abbiamo una cattedrale nel deserto in quel di Lavangone, dove era previsto la destinazione originaria dello stadio. E poi mi lasci dire una cosa. Chi fa politica dovrebbe avere la capacità di guardare lontano. Se noi immaginiamo per assurdo, per un attimo, lo stadio qui nell'area della CIP Zoo, tra 50 anni i nostri figli può darsi che si troveranno con una città che ha cambiato, come dire, fisionomia, e dovranno fare una constatazione veramente di questo tipo, di dire: che abbiamo fatto? Abbiamo spostato lo stadio di un chilometro in linea d'aria. Per cui non avremo risolto un problema. E soprattutto un'altra cosa, mi lasci dire, non diamo una prospettiva, un atto di amore nei confronti della città e dei futuri abitanti di questa città. Vede, quando noi andiamo in giro e noi ci innamoriamo, io vado a Roma, mi innamoro di un parco, Villa Ada, Villa Borghese, eccetera. Ma perché Potenza non può avere una cosa? Per cui io sono per i 12.000 che hanno firmato senza se e senza ma. Chiarissimo. E allora, vicenda trasporti, altra annosa questione, da dove ripartire e quali dovranno essere i criteri per selezionare il nuovo gestore? Allora, si è fatto un gran parlare che si sono ridotte le spese, ma al di là dei costi, che sono chiaramente materia primaria all'interno di questo ragionamento, evidentemente insiste una capacità di programmazione che non è stata attivata. Io credo che, come è stato in passato, nelle ore di punta bisognerebbe che i pullman siano più velocemente. I tempi che intercorre tra un pullman e l'altro devono essere molto veloci, nelle ore, diciamo, quelle pregnanti. Poi i percorsi devono essere brevi, e poi mi lasci fare una battuta sulle paline, insomma, questa cosa delle paline allucinanti. Io voglio capire che c'è stato un contenzioso, per carità di Dio, che è finito pure male per il comune di Potenza, ma coloro i quali prendevano questo benedetto pullman, che tra l'altro nella stragrande delle situazioni viaggiano per la maggior parte vuoti, non hanno avuto nemmeno il piacere di vedere un foglio A4 plastificato con gli orari, insomma, per cui voglio dire una programmazione della ditta Trotta, una gestione veramente indecente e offensiva dell'intelligenza delle persone, per cui percorsi brevi, questo non so se glielo avevo detto prima. Altro argomento riguarda le zone rurali della città, in molti casi sprovviste di servizi essenziali come la metanizzazione. Da dove ripartire per risolvere questi problemi? Ecco, mi piace che lei parla della metanizzazione, ma io le voglio ricordare che sono stato non più tardi di qualche giorno fa sopra lì a Contrada Caira. Non c'hanno l'acqua, non è ancora arrivata l'acqua, per cui se ne è fatto un gran parlare, ci sono stati impegni anche da parte della Giunta De Luca, di tanti esponenti politici, e in altre zone mancano addirittura le fogne, per cui io credo che in ordine prioritario vada prima assicurati i servizi primari,
in una fattispecie l'acqua, perché è un bene, non è possibile che io sono stato in una casa dove la gente ancora deve attingere dal pozzo di famiglia, diversamente non c'è acqua in casa. E questa è una cosa veramente che offende, come dire, noi gente del 2000, insomma, che stiamo guardando, stiamo andando avanti in un'altra direzione, insomma, ecco. Senta, invece il suo parere su Bucaletto qual è? Bucaletti, io credo che il progetto che conosco per la verità in maniera molto parziale, però quello dello smantellamento di Bucaletto, che è stato iniziato in quei termini, che è stato proposto anche l'incentivo economico, credo che debba continuare, che bisogna dare una sistemazione dignitosa a tutti gli abitanti di quell'area. Diversamente si apre una riflessione a cui in questo momento io non sono nella condizione di darle una risposta precisa. Senta, altra domanda flash riguarda la raccolta differenziata, partita nella consiliatura scorsa, va bene così o bisogna cambiare? Allora, la raccolta differenziata, guardi, io vengo dal mondo dell'industria, per cui ho una mia mentalità pragmatica, per cui sono stato anche rappresentante, sono stato segretario dei metalmeccanici, per cui ho l'attitudine a guardare le cose in maniera concreta. Io credo che c'è un problema alla base di tutto che si chiama ACTA, ma non l'ACTA in quanto tale, in quanto sul piano gestionale. Ritengo che ci siano dei limiti oggettivi, per cui c'è anche una sottoutilizzazione del personale, o quantomeno utilizzate male, scarsità di controllo. Credo che bisogna insistere molto, mentre in città registriamo dei dati che vanno in una certa direzione, diverse cose invece mi arrivano dalla periferia, dalle contrade. Dalle contrade arrivano risposte d'altra natura, veramente non funziona. Per cui lì bisogna sicuramente fare rivedere l'organizzazione complessiva dell'ACTA e incentivare soprattutto nelle contrade. Un'ultima cosa, e termino per quanto riguarda l'ACTA. Mi piacerebbe pure che l'ACTA svolgesse un ruolo che dia risposte, che intercetti, come dire, le potenzialità che abbiamo sul territorio per quanto riguarda il riciclo. Le faccio un esempio. Noi in quel di Genzano abbiamo un polo del vetro che misconosciuto ai tanti, però abbiamo 4-5 industrie del vetro che stanno in quell'area. Io mi chiedo, e vorrei saperlo, non l'ho mai saputo, il vetro della provincia di Potenza dove va? Perché deve migrare altrove quando può trovare una collocazione all'interno della nostra provincia con ricadute occupazionali? Senta, altro argomento importante riguarda i fenomeni di microcriminalità che si sono registrati in città, soprattutto negli ultimi mesi. Un'escalation che riguarda soprattutto furti in appartamento e spaccio di droga in centro. Quali sono le misure per incrementare la sicurezza? Sì, non mi piace l'idea, come dire, che è stata quella delle ronde e quant'altro. Ritengo invece che vada potenziato molto il servizio della vigilanza urbana. Credo che ci siamo in presenza di un numero esiguo di personale, per cui dispiace dover verificare che di sera la città è scoperta, è un nervoso, cioè vai in giro, noti che non ci sono controlli e quant'altro, per cui innanzitutto mi auspicherei concorsi per assumere nuovi vigili urbani, ma da utilizzare anche in questa direzione, perché la città non vive 16 ore al giorno, ma vive 24 ore sul 24. E poi chiaramente credo in un maggiore coinvolgimento delle forze dell'ordine in generale, perché qualche ronda in più nelle periferie da parte delle polizie e carabinieri non guasta. Ciò nonostante, credo anche, ma i cittadini già lo fanno, in una vigilanza attenta, indiretta del cittadino, perché il cittadino in quanto tale può segnalare un fenomeno, ma non può esporsi in prima persona. Senta, come lei saprà, nella scorsa legislatura, consigliatura comunale, il Consiglio Comunale è stato contraddistinto dalla cosiddetta anatra zoppa, cioè sindaco eletto con il centrodestra, Consiglio Comunale a maggioranza centrosinistra. Dovesse ripetersi questa ipotesi, la vostra lista come si comporterebbe? Beh, innanzitutto è una cosa che tutto sommato non ci dispiacerebbe se si presentasse, ma laddove dovesse presentarsi io ritengo che non sono io in questo momento a poter dare
un'indicazione precisa, in quanto è una decisione che va assunta a livello di movimento, a livello di partito, per cui è una decisione collegiale. Noi siamo idealmente nell'alveo del centro-sinistra, questo lo si sa, abbiamo partecipato anche alle trattative, poi abbiamo preferito correre da soli, per cui abbiamo notato che eravamo ritenuti figli di un Dio minore, per cui a questo punto abbiamo fatto una scelta, siamo andati con le nostre gambe, però è una scelta che faremo in maniera collegiale. Senta, ultima domanda flash riguarda un tema molto caro ai potentini, la Chiesa della Trinità. Favorevole alla riapertura oppure no? Assolutamente sì, vero rispetto per quanto è accaduto, massimo rispetto, perché è una cosa che ha coinvolto per la prima volta la città in un fatto così drammatico e doloroso, però credo che perdere un patrimonio storico di quella portata, per quello che ha rappresentato e per quello che può rappresentare, perché è anche questo un simbolo della città di Potenza, nel bene o nel male, sicuramente resterà sempre come un'onta quanto è successo in quell'area, però bisogna guardare lontano, bisogna avere rispetto di quanto è accaduto, però bisogna riaprirla. E allora siamo arrivati alla conclusione, non prima di un appello finale agli elettori. Un minuto di tempo per chiedere il voto per la Potenza nel cuore che sostiene Giuseppe Ferraro, sindaco. Io sono uno di quelli, come dicevo prima, sono pragmatico, di conseguenza non mi piace fare l'appello per dire votate noi perché siamo i più belli o i più bravi. Io credo che non mi piacciono gli strombazzamenti tipo dell'Andretta, la città smart, qui frasi che idealizzano un futuro che è di là da venire, bisogna stare con i piedi per terra. Perché guardi, quando noi parliamo per esempio di città smart e quant'altro, bisognerebbe anche dire che la città smart intanto non è un pregio, non è un merito che viene in questo momento qualcuno se ne pregia, ma è soltanto il frutto dell'azione di Open Fiber, che ha investito 7 milioni e mezzo nella città di Potenza per il cablaggio e la infrastrutturazione della città, di conseguenza un merito preciso di De Luca e di quelli che hanno sostenuto De Luca non ci sta in questa storia qui. Ciò detto, ritengo pure che quando si parla di città smart bisogna anche avere una mentalità diversa, che deve interessare l'apparato, la macchina burocratica, la governanza del comune comunale. Per cui il paradosso potrebbe essere, al di là delle enunciazioni che abbiamo, ci potremmo trovare di fronte appunto a questo progetto, eccetera, ma abbiamo la governance che è ancora incarnata in dirigenti obsoleti che non concepiscono e che ragionano ancora a compartimento stagno. Per cui la macchina va aggiornata, va coinvolgendo ad esempio i giovani di generazione lucana che hanno presentato in questa direzione un documento molto significativo, e allora diamo le gambe a questi progetti, perché se non, e poi coinvolgendo i cittadini, perché la città smart indica un nuovo modo di progettare ecosostenibile, ma con il coinvolgimento dei cittadini. Se noi riusciamo a fare queste cose qui, credo che siamo in quella direzione qui, per cui noi siamo per la praticità, se votate noi sapete che facciamo questo. E allora, grazie ad Antonio Giordano, che ha rappresentato la lista Potenza nel cuore, che sostiene Giuseppe Ferraro alla carica di sindaco di Potenza per le elezioni amministrative 2019 del 26 maggio, grazie per essere stato nei nostri studi, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa, e ai prossimi appuntamenti sulla Nuova TV. Perfetto.